Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in Excel Magico numero 65. Oggi trattiamo un argomento molto atteso, infatti trattiamo i grafici dinamici. Questo video si annuncia sin da subito un po' complicato, ma se avete visto Excel in pillole numero 85, il tutto è decisamente molto più facile. Questo qua è un video un po' lungo, ma vale veramente la pena di vederselo tutto quanto. Dunque ragazzi, come prima cosa cerchiamo di capire che cos'è un grafico statico e un grafico dinamico. Bene, apparentemente sembra tutto uguale, se non che se dovessi togliere qualche record, vediamo cosa accade. Facciamo Canc. Vedete? Il grafico statico mi ha lasciato lo spazio vuoto che corrisponde a tutte queste celle vuote qua, mentre il grafico dinamico si è adattato automaticamente a tutto il grafico, per cui si è esteso lungo tutto il grafico. Questa è sicuramente una cosa buona perché se dovessimo fare, non so, una stampa di un report, decisamente si presenta molto meglio. Attenzione però, così come abbiamo tolto dei records e si è adattato automaticamente, ma anche quando andiamo ad aggiungere dei records si è adattato automaticamente. Andiamo a vedere, facciamo Ctrl Z e qui aggiungiamo dei records, ok? Facciamo un copia e incolla, così facciamo veloce, Ctrl C. Facendo Ctrl V vedete che mi si è adattato automaticamente a novembre 2016, mentre il grafico statico è rimasto bloccato a luglio 2016, ok? Infatti, se io ci clicco sopra sul grafico statico, potete notare che l'intervallo, questo qua in blu, vedete che si è bloccato, mentre il grafico dinamico vedete che si è andato ad adattare automaticamente sull'intervallo espanso. Ok, a questo punto direi di andare nel foglio successivo e andare a capire come fare il tutto. Ecco, qua mi sono portato un pochettino avanti, mi sono già preparato il mio dataset. Ecco, qui prima di iniziare a fare il grafico dobbiamo capire alcune cose molto importanti, perché Excel usa alcune terminologie. Per lui i numeri sono serie, mentre le date e i nomi sono le categorie. Per cui dimentichiamoci tutta la terminologia che noi abbiamo sempre imparato, asse delle ascisse, asse delle ordinate, asse delle Y o delle X, eccetera, eccetera. A noi interessa semplicemente sapere che dove ci sono i numeri ci sono le serie e dove ci sono le date o i nomi ci sono le categorie. Infatti qua in alto l'ho già scritto, ok? Ecco, adesso andiamo a mettere un grafico che mettiamo in relazione i numeri, cioè le serie, con le categorie, cioè le date. E qual è il grafico più adatto che mette in relazione i numeri con le date? Beh, sicuramente i grafici in linea, però io oggi voglio fare una variante e voglio usare i grafici a colonna. Come prima cosa seleziono tutto questo intervallo qua, escluso ovviamente l'intestazione di campo, vado qua in inserisci e richiamo il tipo di grafico che voglio. Vedete, qua ci sono anche le anteprime. Questi qua sono i grafici a barra, 2D e 3D, eccetera, eccetera. Questi qua sono i grafici in linea. Ecco, sarebbe più adatto questo tipo di grafico qua, ok? Però io ovviamente non voglio questo tipo qua, come ho detto, voglio il grafico a colonna. Posso scegliere da qua, come ho detto poc'anzi, ma posso farlo anche con il tasto di scelta rapida. Ecco, visto che qua è tutto selezionato, faccio con il tasto Alt F1, ok? Mi compare il grafico di default. Se non siete soddisfatti di questo tipo di grafico qua, visto che è selezionato, in alto mi compare quello che è lo strumento grafico progettazione. Ci clicco sopra e possiamo cambiare il tipo di grafico, ok? Per cui possiamo cambiarlo anche in un secondo momento. A questo punto, visto che sono interessato a tenere questo grafico qua, se non che voglio fare alcune modifiche, voglio togliere quello che è il titolo, voglio modificare il formato del numero delle asse, voglio cambiare il formato della data, voglio ad esempio solamente mese e anno, e voglio colorare quelle che sono le colonne, magari dargli un po' più ampiezza. Iniziamo subito a togliere il titolo, faccio Canc e il titolo e via. Ecco, adesso per richiamare il wizard del formato delle asse, posso farlo con il mouse destro, vedete qua. Formato asse, oppure posso fare con il tasto Ctrl 1, però posso farlo anche con il doppio clic. Ecco, facendo doppio clic potete notare, anzi stringiamoci un pochettino in modo tale che si vede meglio, mi è comparso qua sulla destra tutto il wizard del formato asse. Questa è una cosa molto interessante perché nelle versioni di Excel precedenti al 2013 devo fare con il mouse destro assolutamente mi compare una finestrella, invece qua la finestrella mi segue sempre passo passo senza richiamarla ogni volta. Vale a dire che se io chiamo il formato delle asse orizzontale, vedete che qua mi si posiziona nel formato delle asse orizzontali. Se seleziono ad esempio qua il tracciato, mi dà subito quello che posso fare sul formato del tracciato, per cui è sicuramente un'evoluzione di Excel. Vedete? Ecco, come prima cosa cambiamo quello che è il formato delle asse verticale per quanto riguarda i decimali. Voglio che vengano via i decimali, non faccio nient'altro che cliccare qua sopra, c'è scritto opzioni assi, vado qua in numero e qua vedete tolgo le posizioni decimali, metto 0 e faccio invio. Il primo passo è stato fatto, adesso per saltare un altro passo faccio con le freccettine oppure clicco qua sopra quelle che sono le asse orizzontali. Io voglio un formato che sia mese e anno. Ecco, lui si è posizionato automaticamente perché era l'impostazione che ho dato io. Comunque, se non dovesse essere così, andate qua a cliccare sempre opzioni assi, numero. Vedete qua,
mi dà il formato, il codice formato. Qua mi dà giorno giorno, mese mese, anno anno anno. Vuol dire che mi dà il formato così come lo vedete. Se non siamo soddisfatti, vogliamo, non so, solamente il mese abbreviato in cifre, scusate, il mese abbreviato in lettere e l'anno abbreviato in cifre. Semplicissimo. Non metto GG che rappresenta il giorno, metto MMM che mi dà appunto il mese abbreviato, lascio uno spazio, oppure posso mettere un dash, uno slash, quello che volete, lascio uno spazio e metto l'anno in cifre e faccio AA, ok? Anno, anno, anno. Allora, 4 volte anno mi dà l'anno completo, 3 volte anno mi dà l'anno completo, 2 volte anno mi dà l'anno abbreviato, oppure posso fare anche semplicemente una volta. Faccio aggiungi, vedete che come per magia mi ha dato un formato molto più gradevole. A questo punto sono interessato a cambiare il formato delle colonne. Vedete, appena ci clicco sopra mi seleziono tutte le colonne, lui si adatta automaticamente. Vado qua dove c'è il riempimento, ci clicco sopra. Ecco qua, chiudiamo tutte queste qua, sono le freccettine, andiamo qua in riempimento, e qua scegliamo varia colore per dato, ok? Seleziono questo, vedete che mi dà tutte le colonne con un colore diverso. Questa è una cosa molto interessante, se non che comunque non sono ancora soddisfatto perché voglio che tra una colonna e l'altra non ci sia tanto spazio e queste colonne qua sono un po' più ampie, ok? Visto che sono ancora tutte selezionate, non faccio nient'altro che andare qua in opzione serie, vedete qua c'è scritto distanza tra barre. E la distanza è il 219%, ovviamente più la faccio piccola e meno è la distanza, per cui facciamo un 50%, ok. Sembra che è quello che voglio. Ok, abbiamo dato una piccola rinfrescatina di come lavorare con i grafici. A questo punto qua dobbiamo rendere questo grafico dinamico. Ecco, creare un grafico dinamico teoricamente non è così difficile, anche perché Excel ci mette a disposizione un ottimo strumento che vi faccio vedere. Io ci clicco qua sopra, vado qua in progettazione. Vado qua nel bottone seleziona dati, e questo qua è l'ottimo strumento che lui ci mette a disposizione. Infatti io da questo pulsante qua posso modificare la serie dati piuttosto che modificare le categorie. Infatti ci clicco sopra, mi compare un piccolo wizard e se io semplicemente anziché lasciare qua l'intervallo che lui ha selezionato all'inizio, gli metto una formula che mi rende un intervallo dinamico, sarebbe tutto facile. Però inserire una formula qua dentro non è che sia poi un granché facile, perché i dati sono molto sensibili. Oltretutto faremo una formula che è leggermente complicata. Scrivere la formula qua dentro dove non c'è neanche lo screen tip che ci aiuta con i suggerimenti è quasi una missione impossibile. Per cui io faccio una formula esternamente, una formula dinamica con la funzione scarto e poi la incollo qua dentro. Però io faccio uno step successivo, faccio prima una formula esternamente, poi a questa formula qua gli do un nome e dopo incollo il nome in questo wizard qua. Per cui faccio 3 step, tutto questo per rendere tutto molto più robusto e molto più sicuro. È anche molto più facile, sembra più difficile, ma in realtà scrivere una formula qua dentro è quasi impossibile. Chiudiamo il tutto e iniziamo a fare la nostra formula dinamica che la facciamo con la funzione scarto. La funzione scarto è una formula specifica per restituirci intervalli dinamici, cioè ti restituisce un intervallo da un riferimento spostato. Comunque la funzione scarto, come potete vedere, ha 5 argomenti. Il primo argomento mi chiede il riferimento e il riferimento iniziale è ovviamente questo qua in alto. Attenzione ai riferimenti di cella, qua devo dare un F4 una volta per dare un riferimento di cella assoluto. Ecco, questo qua è una cosa molto importante perché io ho fatto tanti tentativi precedentemente, ma mi sbagliavo sul riferimento di cella. Ecco, facendo punto e virgola, mi chiede l'argomento successivo quante righe voglio che sia il riferimento spostato, cioè da quante righe voglio che parta da questa riga qua, per cui nessuna riga aggiuntiva. Per cui faccio punto e virgola e vado nell'argomento successivo, colonne. Quante colonne vuoi che parta il riferimento spostato? Da nessuna colonna, per cui da questa colonna qua, per cui facciamo punto e virgola. Per andare nell'argomento successivo, l'altezza, e questo qua è una cosa molto importante, cioè quanto voglio che sia alto questo intervallo dinamico. Adesso saranno 15 righe, ma poi potrebbero diventare 25, 30 righe, per cui potrebbero diventare anche 6, 7 righe, dipende da quanto è ampio questo intervallo qua. E come facciamo a farlo questo? Possiamo farlo con diverse funzioni, possiamo farlo con la funzione conta valori o con la funzione conta numeri. In questo caso qua andrebbe bene anche conta numeri, però vi consiglio di usare la funzione conta valori perché magari potete avere dei valori, cioè dei testi anziché dei numeri, per cui conta valori, faccio tab, ecco, mi chiede il valore, qual è il valore che io voglio che venga contato? Ecco, molti di voi cliccano tutta la colonna BB, vedete? Questa qua è un'ottima soluzione, se non che consuma molte risorse e rallenta il computer, anche perché nella versione di Excel 2013 e anche il 2010 ci sono più di 10 milioni di righe, per cui vi lascio immaginare quante risorse spreca, quindi per cui vi consiglio di fare un range verosimilmente di quello che avrei bisogno, per cui facciamo dalla cella B2
due punti, ecco, i due punti delimitano l'inizio e la fine, dalla cella B2 fino alla cella, non so, facciamo 200, possiamo fare 300, 400, ma non fate questo trucchetto del BB, ok? Ecco, qui faccio bene attenzione ai riferimenti di cella, do anche qui un riferimento di cella assoluto. Ecco, qua c'è un piccolo trucco che non vi ho fatto mai vedere. Se io seleziono dove sono i due puntini e faccio F4, do un riferimento di cella assoluto per tutte e due, ok? Anziché farlo una volta e poi un'altra volta, io seleziono i due punti e do un riferimento di cella assoluto, ok? Vediamo cosa ci restituisce il contavalori. Facendo F9 ci restituisce 15 valori. Perché 15 è il numero che aveva bisogno della funzione scarto come altezza, ma effettivamente se qua fossero stati 5 mi avrebbe dato 5, se fosse stato 150 mi avrebbe dato 150 valori. Questa qua è una cosa buona, infatti facendo punto e virgola l'argomento successivo è la larghezza, non voglio che ci sia nessuna larghezza, per cui ometto l'ultimo argomento, chiudo la parentesi, vediamo lo scarto cosa ci restituisce, F9. Ci restituisce una matrice con tutti questi numeri qua delimitati da un puntino e questo qua è quello che ci ha dato lo scarto. Infatti, se faccio invio, vedete che mi dà valore proprio perché non vede niente, mi dà solamente se facciamo così F2, ok? Anzi, scusate, F9. A questo punto, questa formula qua io gli do un nome perché poi quel nome là lo incollerò in quel wizard che vi ho fatto vedere prima. Seleziono tutto, compreso anche il segno uguale. Faccio Ctrl C per copiare, faccio Escape e lo tengo in memoria. Vado qua nella scheda Formule e vado in gestione dei nomi. Ecco qua ci sono già dei nomi che io ho già predefinito per la scheda precedente. Non faccio nient'altro che fare nuovo. E visto che sono interessato a dare un nome a questo intervallo qua, lo chiamo valori. Valori, magari facciamo anche valori 1, se no si confonderebbe con il nome che ho fatto prima. Ecco qua, riferito a, mettiamo questa formula che ho appena creato. Facciamo Ctrl V per incollarla. Facciamo ok, ecco per testarla andiamo a vedere qua questo bottone qua, ci clicchiamo sopra, vedete che sembra che funziona, che mi seleziona tutto questo intervallo qua. Facciamo un test, chiudiamo il tutto, aggiungiamo qualche record nuovo, ecco qua, vediamo un attimino cosa accade. Richiamiamo da qua sopra, inserisci, scusate, formule, gestione nome, oppure posso fare anche con il tasto di scelta rapida, Ctrl F3, valore 1. Vediamo se io clicco questo bottone cosa succede. Vedete che mi ha selezionato questo intervallo qua, per cui abbiamo reso questo intervallo dinamico. Ok? Adesso dobbiamo rendere, chiudi, anche questo intervallo dinamico. Per cui come facciamo? Prendiamo la stessa formula di prima, cambiamo semplicemente i riferimenti. Come facciamo a cambiare i riferimenti? Mi posiziono qua sul bordo dell'intervallo e lo trascino a destra. Stessa cosa anche per quello che era il primo argomento del contavalori, lo seleziono a destra. Copio la formula selezionandola Ctrl C, la copio, Escape la tengo in memoria, Ctrl F3, facciamo nuovo e la chiamiamo date e mettiamo anche 1, altrimenti si confonderebbe con il vecchio riferimento. Ecco qua, mettiamo la formula Ctrl V per incollarla. Non testo la formula da questo bottone qua, attenzione, facciamo ok, la andiamo a testare da qua. Ok, vedete che funziona. Facciamo un ulteriore test, facciamo chiudi, aggiungiamo qualche. Ecco, questo meccanismo qua rende la formula molto più robusta e molto più sicura. Andiamo a vedere, facciamo Ctrl F3, andiamo a richiamare data 1, clicchiamo questo pulsante qua, vedete che ha preso anche questo intervallo qua. La formula funziona correttamente, abbiamo un intervallo dinamico definito con un nome. Chiudi e cancelliamo questo. Adesso riclicchiamo qua dove c'è il nostro grafico, richiamiamo qua la scheda progettazione, andiamo a richiamare il pulsante magico seleziona dati. Ecco, come prima cosa sono interessata a modificare quelle che erano le serie, cioè i numeri, e clicco qua modifica. Ecco, questo wizard qua è molto sensibile, dovete fare bene attenzione a mettere la formula, ma dopo il punto esclamativo, che vuol dire che questo qua è il nome del foglio, e qua incolliamo la nostra bella formula che ho definito con il nome. Come faccio a richiamare la formula che ho definito con il nome? Con il tasto F3. Vedete? Mi compare il wizard dell'incolla nomi e io vado a incollare valore 1. Faccio ok e faccio ok. La stessa cosa devo modificare anche le categorie, per cui vado qua in modifica. Faccio bene attenzione in questa barra della formula qua di selezionare solamente queste celle qua, che era l'intervallo iniziale. E qua incollo la mia formula dinamica. F3 per chiamare incolla nomi, vado qua in date 1, faccio ok,
Ok, do l'ok finale, vediamo se funziona, incrociamo le dita. Se io scrivo qua, non so, allunghiamo le date e qua mettiamo Ctrl C, mettiamo dei nomi, Ctrl V, boom, funziona. Ragazzi, ce l'abbiamo fatta, facciamo il test inverso, togliamo qualche campo, vedete che funziona correttamente. A questo punto possiamo cancellare la vecchia formula. Ecco ragazzi, io ho fatto la strada un po' più lunga, avrei potuto fare una scorciatoia, cioè la scorciatoia era questa qui di inserire semplicemente la formula dell'intervallo espandibile, dell'intervallo dinamico all'interno di questo wizard qua, modifica, avrei potuto scrivere la formula qua dentro, ma cosa vuol dire scrivere la formula qua dentro? Vuol dire scrivere la formula in uno spazio piccolissimo, una formula che non ci dà la possibilità di beneficiare dei suggerimenti dello screen tip, una formula che comunque è difficile scrivere qua dentro perché ci sono dati molto sensibili. Quindi per cui ho fatto la formula esternamente, poi ho fatto uno step successivo, ho dato un nome a questa formula, per cui poi dopo con il tasto F3 ho incollato la formula all'interno di questo wizard. Ho fatto qualche passaggio in più, ma questo ci serve per rendere il tutto un po' più robusto. Ecco ragazzi, facciamo un test finale, allunghiamo qua le date, qui mettiamo delle cifre in maniera casuale con la funzione casuale tra. Eccoci qua, visto che è tutto selezionato, mettiamo, non so, da 500 punto e virgola fino a 2000. Vediamo cosa accade, Ctrl Enter. Magari facciamo con il tasto F9, vediamo cosa accade, vedete? Devo dire molto carino. Siamo comunque arrivati alla parte finale del video. Se questo video qua vi è piaciuto, come al solito, potete cliccare il tasto mi piace. Se non vi siete mai iscritti, qua sotto c'è il tasto rosso iscriviti. Grazie per aver visto questo video fino alla fine. Alla prossima, ciao!